And then on the ESM treaty, we worked a lot on these. During this year, we had a decision in June. Technical work has been done since then. We will take stock of that today with a perspective to sign the treaty changes very early next year. Thank you. Next year. Not in this council. Do you expect it to delay, longer delay possible on the ESM treaty to reopen some like GACS or... We don't see the need for that to happen. We are dealing with technical issues now. The political agreement has been achieved. We think it is quite important to, for the political debate to occur in all member states. Certainly, finance ministers today will underline precise that, so I don't see room for that to happen. Il clima era positivo. Io sono molto soddisfatto del... l'esito dell'Eurogruppo di ieri. Come sapete, si trattava di un passaggio molto importante, molto delicato, molto complesso. Occorreva da un lato tenere conto delle prerogative del Parlamento italiano, sostenere e difendere gli interessi nazionali su vari temi oggetto del negoziato e allo stesso tempo occorreva farlo evitando l'isolamento del paese, evitando di dare messaggi sbagliati circa l'impegno, il ruolo, la credibilità dell'Italia in Europa. Quindi vi ringrazio per essere usciti dalle vostre case questa sera con la voglia di costruire qualcosa di bello insieme. Io conto su di voi, voi contate su di me. Assolutamente, ci rivediamo presto per costruire la nuova Europa di cui si parla qua. Un'Europa fondata sui valori, sulla famiglia, la libertà, il lavoro e la sicurezza. Grazie al Vlaams Belang, grazie a tutti voi e grazie di cuore. Questo è un flash mob che rimanda al movimento che è nato a Bologna qualche settimana fa e che è contro le politiche della paura, quindi contro le politiche dell'odio, le politiche dell'intolleranza, le politiche dell'aggressività verbale, dell'aggressività social, della gogna mediatica, della chiusura dei paesi, dell'innalzamento delle barriere. Quindi questo è un movimento che parla a una platea un po' più ampia e che parla soprattutto per un'Europa libera. Noi facciamo parte di un'Europa che è stata pensata libera, è stata pensata senza confini, è stata pensata senza barriere e stasera a 15 minuti da noi parleranno persone che invece vogliono un'Europa chiusa, un'Europa con le barriere. Vogliono un inasprimento della comunicazione. La nostra piazza deve portare un messaggio alla politica, non deve essere un partito, ma deve portare un messaggio alla politica, perché la politica deve sentire quello che stiamo dicendo, deve sentire che noi siamo qui aprendo i nostri cuori per dirvi cambiate, perché c'è bisogno di cambiare, e poi chi lo accoglierà bene. Noi siamo qui per dire fatelo perché se ne ha bisogno, e tutte le città d'Italia lo stanno facendo, sicuramente lo faranno anche le città d'Europa. Siamo qui uniti perché questo messaggio vada, prenda quest'onda e diventi uno tsunami e si porti ovunque ci sia qualcuno ad ascoltarci. Grazie mille.